Iannomelli Social Club, oggi abbiamo Daniele Vavassori, detto Olvava! Olvava! Ciao, ciao, ciao! Daniele, accomodati, fai come se fossi nei nostri studi. Ciao a tutti! Che bello. Oh, ma che bello! Mi sento stravecchio, tra l'altro. Sei un po' stravecchio. Mi è andato anche del lei e volevo. Davvero? Sì, volevo picchiarli. Non so chi è. Tu eri, no? Chi è che me l'ha detto? Però lui, se vuoi da Luis, picchialo. È Luis. Sì, dopo. Picchia Luis. Ma mi sa che le prendo io. Le però. Prendi perché è grosso Luis. Però è taciturno, però si incavola. Che poi sei molto giovane, sei del 77. Sì, ho 77 Vava, 70, anni. 77 anni. Portati bene, sì, sì. Molto bene. E è anche un bel fiore, è un bel uomo, un bel chat, come si dice qua a Bergamo. Uomo. Paolo. È un bel brizzolato che fa. Quel brizzolato. Che fa un po' schifo. Che fa un po'. Meglio adesso di una volta. No, piace. Dai. Tra l'altro ti presento ai nostri ragazzi, sono le ragazze, i ragazzi del Maroni da Ponte. Un applauso, ma. Grande, bravo. Scusate le spalle, ma. Scusate le spalle, per te sono arrivati anche, pensa, da Valseriana, da Albino, le ragazze del Romero, grandi ragazze del Romero. Romero, cioè, erano le mie zone dove io bazzicavo, cioè, il l'Antares, lupo. Non sapete neanche cos'è l'Antares voi, sapete cos'è l'Antares? Certo che c'è, vero? Cos'è l'Antares? Non c'è più, c'è più una chiusa, dopo che è diventato vecchio per, il Vava per sottolineare l'anagrafe, no? È andato, ma l'Andach, si dice così, l'Andach. Sta imparando bene, sto bravo, imparando, bravo, bravo. Ma loro hanno preparato una social card. Cioè, e chi sono è? Curioso. Non sono soldi che ti danno, ma soldi qua pochi, però è come ti vedono loro attraverso i social, cosa tu posti. Allora l'hanno fatta, la vediamo insieme, d'accordo? Vediamo, vai! Daniele Vavassori, in arte Vava77, è un quarantenne doppiatore, cantante e videomaker. Definirlo multitasking è il minimo. La musica è stata la sua prima passione e attraverso i social, in particolare Facebook, è diventato subito virale. Il suo talento è quello di interpretare personaggi famosi in dialetto. Ogni bergamasco, una volta nella vita, ha sicuramente visto il suo doppiaggio più famoso, la Pota Pigga. Tuttora partecipa ad eventi in cui si esibisce cantando e non manca mai l'abbraccio caloroso dei suoi fans e di tutto il suo cast. Ma si sarà montato la testa? Altro che fashion blogger, ha pure la truccatrice privata. Nonostante i suoi numerosi impegni, non manca mai un selfie con Mara Maionchi e con l'inseparabile fratello Poser. Il suo lavoro sta contagiando anche i suoi due figli, che non vedono l'ora di esibirsi con lui. Ma ci sono momenti in cui ha bisogno di staccarsi dal mondo dello spettacolo e per questo, appena un attimo libero, sale in sella alla sua Harley come un vero biker, sfrecciando per le valli bergamasche. Mi raccomando, attento alla marocca! Non ama solo gli animali domestici, ma anche quelli esotici, probabilmente però solo con la bocca chiusa. Sembra divertirsi parecchio anche in cucina. Chissà se un giorno prenderà il posto di Benedetta Parodi, ma senza la San Giro Totò Ruiz. Complimenti! L'hanno fatto loro. L'hanno fatta loro, tra l'altro l'ha fatta il Vava, perché anche noi abbiamo un Vava. Avete un Vava? Dove c'è? Certo, Andrea Vavassori, detto numero Vava. Numero uno, bravo. Numero uno, grande. Ma Vava, grande. Di dove, se posso? Di dove sei? Ah, microfono al Vava. Perché siamo un al po' Vava sparsi. 2, Vava 77. Cisano Bergamasco. Ah, Cisano. Di Cisano, boh. Di Cisano. Sono tutti un po' sparsi. Sì, sono un po' sparsi. Bravo, lui è bravo anche a scuola. Tu eri bravo a scuola? No, schifissimissimo. Cioè, non è che schifissimissimo, però sono stato sempre poco omologabile, forse si vede anche da dove sono andato a parare. A parare, non ero molto bravo. Una materia in cui eri bravo? Ma inglese sempre, inglese, materie umanistiche sempre. Ma ci domandavamo io e Paolo, ma l'inglese lo sa davvero, oppure quando lui fa i doppiaggi lo imita alla perfezione, però poi non è così preciso anche fuori, oppure inglese? Dovreste interrogarmi, sono qua i ragazzi. Allora, facciamo una domanda, chi sa l'inglese bene qua? O tu, sì. No, è Silvia, no, è. Nessuno. Ma tu, è lei. Are you very good at speaking in English? Come on, just ask away. Throw some questions at me and we can see if you're very good. Go ahead. Ok, grazie Sundus. Brava Sundus. Hai visto? Ok, abbiamo. Sei stata utile allo scopo, ha dato le sue due complimenti. Perché sai che bella quando questa. Ti guarda. Bella la poltrona, Sì, la porterò a casa, però sono qua in moto, un po' faccio fatica. No, ma puoi metterla sulla sella e puoi andare con. Mi siedo sopra. Ti siedi sopra con la. Che cinema. Perché, allora, facciamo vedere anche fuori da Bergamo, perché Bergamo ti conosco, anche fuori dai confini, innanzitutto in pianura, non soltanto nelle valli. Ma visto che noi ci guardano dappertutto, a Milano, Pavia, Voghera, Livigno, dappertutto, chi è il Vava? Facciamo vedere una tua clip. Un minuto di tua clip? No, facciamo vedere un Donald Drunk.
normale, okay. Che visto che va di moda Trump, io la prima volta l'ho visto, pensavo che tu non conoscevo ancora chi eri, perciò pensavo fossi un vero giornalista, e poi lui mi sembrava davvero lui. Vediamolo allora, Donald Trump. Drunk. So my first question is, why are we here in New York today? Why aren't we out on the campaign trail? No, anzi no, tu hai detto che se ti gondo si pone, cos'è che peggio conto babami? Pezzino è bene zuzurele. E allora, è due sangue. So tell us more about your strategy. You must have an ace up your sleeve. E cos'è che è uguale? E di nuovo lo sai che non vuole far grosso? A gamiglia. Qua a volare il fialone mo. A Lugante, lo che fuma, fatto sempre io questo ridicolo. Quel cielo vuole un quel tata, la buona in giugno. E tu ti cacci tutti. E perché con tutti i soldi fevano il culo uguale. E io dai copa alle altre, dai papo basta, ancora capita c'è il bublé. Amico, ufficio è insufficiente. Sì, Eva Luigi Gianci, Savagioi. Some people say you could be the perfect democratic leader, and Republicans claim that you are really breaking them. E Giorgio quello di Eva. I have a bitch a me, I talk about. Allora sei, slava iniziati, menjaga. Anche lui va bicia, ma lo so già che mini 10 cose da 25. Allora ti ho detto, vai bravo, rilasciati. Ma anche Enrico, anche lui è contento, guarda che come, no, come ride. Ma come ti è venuto in mente? Lui non era ancora il presidente degli Stati Uniti, qua era un candidato. Era in campagna elettorale. Come ti vengono in mente certe cose? È che quando li guardi, cioè tipo sto qua, lo guardi in faccia, non è che puoi dire, cioè potrebbe parlare così. Giusto o no? Giusto. Cioè come Renzi, quando doppio Renzi, che magari c'è anche lui che parla così, ma li guardi in faccia, non c'è tanta differenza tra quello che dici tu e quello che dicono loro. Quindi mi lascio un po' trasportare dalla... E come ti è venuta invece questa idea del doppiaggio? Non è un genere... Ma no. Sai che non te lo so spiegare, nel senso ti saprei solo dire che mi piace giocare, quindi il fatto di unire una situazione che non c'entra niente, cioè fargli dire cose che non esistono, chiaramente tipo in una situazione in un mondo a parte, e quindi mi piace il fatto che personaggi come, non so, il all'epoca futuro o possibile presidente degli Stati Uniti potesse dire delle cose che non si capiscono. Tu pensavi che potessi diventare davvero presidente? Dice, ma no, tanto fa la campagna elettorale e poi non vince. Ma ormai è tutto possibile. Purtroppo. Quindi voi dovrete cambiare il mondo, mi raccomando, perché non va mia bestia. Non la vedo bene. No? No, ma non per Trump in particolare, è un po' una situazione... No, ma possono farcela. Sì, devono ancora un po' impegnarsi su alcune cose per cambiare il mondo. No, però non Bava, molto... mi raccomando, Bava. Bava vuol fare il medico, anche l'ingegnere. Fare il medico, sì. bravo. Tu cosa vorrei fare invece da piccolo? Quando diventerò grande, io farò il Bava. Avevo tipo la fissa dell'avvocato, senza sapere cosa fosse un avvocato. Però parla. Per cui era molto sganciata dalla realtà. Infatti, vabbè, si vede che non faccio l'avvocato. L'avvocato del diavolo, al massimo. Ecco, bravo, bravo. Però che tipo era il ragazzo che era in te? Come eri? Come discolo, oppure timido? Perché magari ti vediamo così sul palco, com'era? Beh, la timidezza comunque è una componente che esiste anche nel momento in cui uno sale su un palco. Anzi, a volte c'è anche di più. E il palco serve, è una specie di valvola di sfogo anche per convivere con quella timidezza lì. Perché alla fine ognuno di noi lo è. E ripeto, può darsi che chi è su un palco in realtà sia anche più timido sotto sotto che chi non ci vuol salire, nel senso, no? Perché poi il rapporto col palcoscenico è sempre una cosa particolare, nel senso che sei sempre un po' in gara con te stesso, è una sorta di palestra. Poi, parlando di palestra, visto che sono un pigro proprio schifosissimo, per me il palco è anche una vera palestra dal punto di vista fisico, perché farmi un paio d'ore saltando e cantando non è proprio la cosa più... Ti è mai capitato di fare, non dico un flop, però ho visto tantissime persone, perciò quando arrivi fuori magari non ci pensi, credo che non è che sei consapevole, fai quello che devi fare, no? Come fossi quasi in apnea. Non ti è mai capitato che, non so, facessi una battuta e nessuno ride? Perché a me capita spesso qua. Ma... Allora, io in realtà non faccio, cioè le battute che faccio, se le faccio, sono spesso inconsapevoli, nel senso che io non sono un comico, prima di tutto, per cui la mia comicità probabilmente è un effetto, diciamo, che arriva da quello che faccio prima, nel senso che io
creo prima quello che viene fatto sul palco, invece probabilmente anche un comico lo fa da un punto di vista autoriale, però per me la comicità è una cosa, è un effetto boomerang, nel senso che è lavorare alle cose che faccio in studio quando le creo, appunto il doppiaggio piuttosto che, e non è che mi aspetto che una persona rida se faccio qualcosa, sinceramente non mi interessa neanche, cioè nel senso io arrivo lì e quello che faccio, ma non c'è una sorta di faccio la battuta, mi non aspetto l'effetto. Non hai bisogno del pubblico in questo senso, cioè no, che faccia la spalla. No, perché non c'è, la comicità non è la componente principale di quello che faccio, forse appunto è un side effect, tornando all'inglese, penso che te dice. Scusa Paolo, side effect. Che sì, vuol dire? Sì, quello, ok. Lo sai l'effetto che fa. Vedo preparato. Vediamo su Bergamasco. E quindi non c'è questa cosa. Se la battuta salta fuori, è una cosa che mi viene fuori proprio veramente al momento. Al momento, e quindi, perciò. E poi magari ci sarà anche qualcuno che non ride, no? Sono cavoli suoi. Va bene, cioè, no, vabbè, sono ci anche convivo. Cavoli miei, perché no. Se vedi qualcuno che magari dici stai cantando qualcosa, lei sì. È perché tu canti anche, perché nasci come... ma io soprattutto... Allora, perché se io mi domando questo, tu devi mettere Daniele Vavassori, Olvava, perché non è Vava, Olvava, Olvava 77. Olvava, come chiama qualche mio amico, Olvava. Di nome, Vava di cognome, esatto, Olvava, sembra un po' il nome norvegese, Olvava. Sembra un mobile dell'IKEA. Noce. Ma nella targhetta sotto cosa metteresti? Cantante, artista, comico, traduttore? Ma io lo credo di averlo messo tipo in Instagram nel profilo, o Instagram credo sia, sì. Cantante, doppiatore, demenziale. Cantante. Come deve Pozzetto, tac. Tac. C'è dentro tutto. Perché tu canti? Come mai hai cantato? La prima volta, non so, il coro parrocchiale, oppure avevi una... Tuttora, mi è stato chiesto di fare qualcosa nell'ambito tipo anche della chiesa. Ecco, io in chiesa non riuscirei a fare, al di là del fatto che magari cioè, uno pensa... Non vabbè, dirla. Per forza il Vava con i sbambosati che canto adesso, è chiaro che non può fare... No, ma non ha... Non la manderò in onda qua per non mettere in imbarazzo Paolo, la nostra produzione, quando hai fatto il Papa. Quando ha fatto il Papa, però ma sì, c'è sempre anche lì il contrariato, ma credo il Papa di averlo fatto in una maniera talmente, devo dire, bella e pulita. Anche dai, in questo bella. Caso tu sei un po' cambiato, no? Eri un po' più sboccato, perché mi ricordo di Napoletano. Ma dipende, sono un po' imprevedibile io, perché ogni tanto in realtà, diciamo che magari cerco, soprattutto da un punto di vista musicale, magari di costruire a volte delle cose un po' più, mi piace lavorarci di più, quindi magari... A volte le cose che faccio meno di getto sono quelle un pochino più pensate, però ci sono anche delle cose un po' che non sono molto prevedibili, non ho programmi, non ho progetti particolari. Qua siamo in televisione, massimo partono dei gran bip, poi in post-produzione. Ma sì, ma in TV ormai sono ben educato, dai, quando sono qua da te, t'ho chiamato apposta perché domani non mi tradigi, l'altra volta ho visto, bravissimo, pure troppo. Ma il cantante, tu sei stato sempre di voce intonata, allora com'è uscita la storia del canto? No, la storia del canto in realtà è una cosa che c'è da prima e da sempre, nel senso che io canto da sempre in maniera più o meno efficace, ma in maniera molto, molto, diciamo, passionale nel termine della passione proprio del canto. Del canto. Cioè io da che ricordo, dalle elementari che ogni cosa che è canto, tutto il tempo io canto. Quindi pian piano poi nel cammino ho cercato anche di dargli un senso, ho studicchiato qualcosa. Hai studiato anche? Sì, diciamo che ho messo a posto delle cose che mi è servito mettere a posto. Io parto con un buon orecchio, che è anche la cosa che mi aiuta nel discorso doppiaggio. Doppiaggio. Però, diciamo... L'ugola che... era un po' indietro, è no, dovuto l'ugola, educare. Bravissimo, cioè devi imparare chiaramente a usare... La voce è uno strumento che è... attaccata al tuo corpo e il tuo corpo stesso è tutto uno strumento. Possiamo fare uno esperimento? Che quindi, adesso Paolo dice, ma fatemi... Possiamo dare un microfono ancora al Vava giovane? Al giovane. Possiamo fare... insegni un po' di ugola a lui. Un vediamo, po' di ugola? Cioè, come dovrebbe fare per... Ma no, dovresti innanzitutto cercare di tenere rilassata tutta la parte che sta vicina alla gola, che è il tuo strumento. Quindi... Per esempio, adesso io non sono un insegnante, sono il power martyr. Esatto, ma metti che sei il fratello maggiore, sei però il babone, Vavino, 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 Damatrame.
devi cercare innanzitutto di scaricare tutta, ma non scaricare in che senso là, scaricare... No, perché lì sono gli altri compagni dall'altra parte che ogni tanto scaricano, cioè, è meglio che lasciano così. Posso alzarmi o vado fuori, sì, in ripresa? No, prova, alzati, ma sulla legge ti segue, via. Allora, no, la tua parte sopra, cioè, non devi respirare... Mi giro anche ogni tanto, perché no, che se chiedi... sono anche che... belle ragazze di qua, magari. Appunto, ma... Devi cercare di non respirare con la tua cassa toracica. Però respira. Non respira sopra, respira con la tua pancia, fai andare il tuo... E dopo usi il tuo diaframma, ok? Già respirando con la pancia, alleggerisci tutta questa parte qui e togli tensione qui. E poi ci sono tante belle cose. Tipo... Devi usare... Sì. Tipo una prova che deve fare... Fai una bella prova, fai una... Dai, Fai una bella prova tipo... Re, arro, arre, re. Usa la tua maschera. Se mi sente la mia maestra, mi dica la bambo hell. Te mai stai bu-. Però dico, usa il tuo corpo, deve risuonare tutto. Re, re, arro, arre, re, arro, arre. Vai, vedi come. Però senti che la mandi in gola, devi buttarla. È un applauso. Come era in apnea, complimenti, perciò hai studiato anche. No, ho messo a posto quando mi serviva, cioè quando cominci a usare un po' di più il tuo strumento devi anche saperlo usare, perché sennò lo bruci. Quindi io non ho cominciato studiando, ma ho dovuto nel cammino mettere imparare a posto le cose. Sì. Anche perché sul palco stai 2 ore di solito. Più o meno sì. Perciò se non usi bene la voce rischi dopo... Poi c'è anche un repertorio abbastanza impegnativo, perché nonostante siano appunto sbambossate da un punto di vista magari dei contenuti spesso, però magari vado a scegliere dei generi musicali che mi piacciono storicamente a pelle, e quindi metto anche un repertorio musicale abbastanza impegnativo, perché passo magari dai Queen a delle robe... visto prima, eri uguale a Freddie Mercury. Piuttosto che magari poi vado a Bublé, che non c'entra niente, dove usi altre... E quindi magari sono comunque 2 ore abbastanza... Anche perché appunto dal vivo quello che faccio è la musica. Perché rendere la parte doppiaggio dal vivo non è che puoi doppiare dal perciò vivo. Perciò tu invece qui, su come cantante, diciamo... E quindi io faccio quello, che poi è la cosa che in realtà mi piace di più. Non che non mi piaccia doppiare, ma ripeto, mi piace tantissimo, però è una cosa che avviene in studio quella roba lì. Non si improvvisa poi, se ti chiedono, ho una chitarra, va, canta, puoi cantare. Faremo dei bei tutorial, non tutorial, ma come si chiama, degli open day, non mi vengono le parole. Faremo dei campus. Ah, dei campus. In TV di doppiaggio. Di doppiaggio, possiamo provare. Così il Vavino farà faville. È una roba al mestiere dopo. Bravo Vavino. Da Vava in Vava ci sta. Da Vava in Vava. Sembra una parolaccia, da Vava in Vava, va. Ma invece nella tua, diciamo, ogni artista vive di alti e bassi. C'è il momento in cui tutti comunque ti dicono bravissimo, così, poi magari i momenti in cui è più di stanca, magari tra un lavoro e l'altro. Ti è mai capitato? E in che punto sei adesso? Cioè, io ho visto i tuoi ultimi concerti pieni di gente. Ma guarda, per quello che faccio io, allora chiaramente quello che tu vuoi fare, cioè come ti senti cambia tanto. E non è necessariamente che tu ti debba sentire per forza di buon umore per fare un qualcosa che in realtà ha un effetto, diciamo... Di empatia sul pubblico, bravissimo, che piace, cioè, al pubblico. Tu puoi essere anche inverse, come si dice in bergamasco, eppure trovarti a fare qualcosa che è comico, per assurdo. E quindi rigirare un momento in cui tu non sei magari predisposto, e invece ti metti, io perlomeno faccio così. E poi è chiaro che ci sono i momenti in cui sei più carico, più ispirato, momenti in cui vorresti trovare quella cosa che mi piacerebbe fare una cosa un po' in particolare, e invece non ti viene in mente niente, momenti in cui invece ti svegli la mattina e fai una cosa che dici, fino a ieri non sapevo cosa fare. Il trucco, credo, per fare quello che faccio io nella maniera migliore è non cadere nella schiavitù del devo fare per forza una cosa, o devo farla in quel modo lì, perché deve essere fatta in quel modo lì, perché deve piacere in quel modo lì. Ci sono delle cose che vanno, secondo me, fatte, anche perché il fatto che le persone seguono quello che fai, chiaramente è un rimando che non puoi ignorare, perché ti arriva comunque un'energia positiva
che ti dà vento nelle vele ed è una cosa bellissima. Si aspettano tutte queste cose tu comunque. Chiaro, qui ci sono delle cose tipo il tormentone della situazione, non so, ad è sfassito dalla situazione. Magari io non ascolto quella musica lì nel mio quotidiano, però quando mi arriva l'input da fuori spesso mi arrivano... Ti arrivano? Sì, sì, mi arrivano tipo, dai, va, fai quella cosa qua. Io magari al momento sono un po' così, no, non è che mi piace tanto, poi mi metto ad ascoltarla e poi mi viene... Come direbbe il nostro ragazzo, ci sta. Ad è sfassito è venuta fuori una cosa che mi ha divertito tantissimo, in primis quando magari è una cosa che io normalmente non andrei a cercare, e poi salta fuori un cinema dove ti diverti. Quindi non ho programmi particolari e questo mi piace, perché comunque vivo sempre sul croccantino del momento e mi piace questa cosa qua. A volte seguo delle cose. Adesso sto seguendo un progetto con alcuni amici e colleghi musicisti, e sto lavorando a una canzone che non c'entra niente con quello che potrebbe essere il mio pubblico medio o pubblico tipo. No, non posso assolutamente. Adesso, sai, vabbè, è giusto, sì, Simone posso. Moro. No, no, non posso dire su, poi dai, esce. Certo. Vado qui, vado sull'immagine, dillo qua. È una versione, cioè non c'entra veramente niente con quello che faccio di solito. È una versione di, non so se voi della vostra generazione conoscete, ma forse no, di un pezzo dei Queen che si chiama Too Much Love Will Kill You, che non so se voi sapete, lei si è girata qui. Lei che parla. Lui la conosce, ed è un pezzo fantastico, una ballad rock meravigliosa, che io ho parodizzato cambiando solo 4-5 parole in inglese, quindi capisci che non c'entra niente con quello che io faccio. No, non è neanche in bergamasco. E l'ho fatta con due amici musicisti molto, molto musicisti e molto... È molto anche in sintonia con la mia con tuo modo di fare, in un certo senso, sì. Cioè, brillanti. Sì, e quindi sto lavorando a questa cosa qua. Lì, non è che dovremmo fare il video. Internazionalizzi, quelle parole difficili che ho usato tutto insieme. No, e poi la rete è la rete. È la rete, perché se vai di moda adesso qua e piaci in Italia, però magari su un inglese... Ma anche lì, vedi, io faccio le cose in bergamasco per il 90%, poi ogni tanto c'ho il delirio, Freddie Mercury mi piace, si vede dal baffo. Ho visto il baffo. E spesso faccio, mi capita di fare... Non questo, sempre più alto di Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo. Possiamo scegliere la foto tipo Freddie Mercury? È capitato addirittura che io facessi delle cose... Ho fatto un video in cui ero un Freddie Mercury improbabile, un videomontaggio, che ho fatto con il buon Mazzetti, mio ex collaboratore con cui lavoravamo a queste cose, e praticamamente ero Freddie Mercury videomontato a X Factor America. Cioè, è chiaro che è delirio. Cioè, lui arriva lì e parla tutto in inglese, c'è Simon Cowell, c'è Britney Spears, c'è Demi Lovato, eccetera, in giuria, e io arrivo, parlo tutto in inglese, poi canto sta canzone qui, e gli spiego in inglese che andrò a cantare una canzone in bergamasco che si chiamerà Angela Moll al posto di I Want It All. I Want It All, quella lì la conoscete, quella lì almeno, sì, ecco, sì, anche Sara la sa, senza spiegarvi molto tutto il resto del significato, e la seconda parte in bergamasco non spieghiamo ai non bergamaschi. Quindi è andata a finire che, a parte gli insulti da un punto di vista, no, dei puristi, dei Queen, no, ho preso dall'America, dall'Australia un sacco, perché poi quando sei in rete e se fai le cose in inglese è chiaro che ti becchi anche tutto, tutto. E ti però tipo uno vorrei tagliarti in due con la motosega, spero che sì, no, robe addirittura, no, vabbè, ma devi prenderle d'altronde, sì. Prendere se sono lontani, se tu ti metti a disposizione poi ti arriva il bello, ti arriva anche il brutto, sì. Ma va bene. Però per dirti, in realtà, in questo caso specifico, c'è Brian May, che qualcuno magari conoscerà se è musicista. Mattia lo conosce sicuramente. Che è il chitarrista dei Queen, ha twittato... Il tuo... Sta roba qua! No. Beh, non mi dico, la mia goduria... Chi è il mito del Vava? Chi è il tuo mito? E lui sa tutti i giocatori, non dire Fedez, se no ti tira del microfono. Renato Zero. Ecco, Renato Zero. Renato Zero. Che Renato Zero prende una roba che hai fatto tu e se la posta, e in più ti fa scrivere anche due righe dal suo... Agente. Dal suo agente, capito? Cioè ero in giro tipo te. Come i bambini dell'asilo. Lì ho spaccato. Per cui dici, vabbè, ogni tanto capita ste robe, ma
le fai perché ti piace, cioè, sono le cose che fai, diciamo, perché ti piacciono, ti freghi di tutto. Tu hai passione per quello che fai? Quasi tutte le persone che siedono lì hanno qualcosa di loro, di bello, e perché hanno passione nel farlo, non fanno per forza. Però qual è invece, io sono arrivato quando, ti rispondi a questa domanda, sarò arrivato oppure voglio fare questa cosa o no? Non ci pensi no, mai. No, per niente, no. No, perché, ripeto, finché hai la passione va bene tutto, nel senso, puoi anche dici, fare una voglio cosa... Voglio andare, non so, alla Rai, mi chiamano Mediaset, vado a fare Colorado... No, ecco, per esempio... Ma non ti è capitato? Io per dire, vedo tanti comici che non mi fanno ridere, tanti artisti... Io non sono comunque... cioè, la mia... sempre tornando alla mia poca omologabilità nelle cose che faccio dai tempi della scuola, appunto, rispetto a quello che mi chiedevi prima, non sono un comico. Non... Cioè, un ibrido. TV cosa, cioè non mi, cioè, a volte dove mi scrive, a volte qualcuno mi scrive, ti piacerebbe andare a Colorado, ma fa colpo, cioè nel senso non è proprio il mio, non è il mio. Non è casa tua. Non è casa mia, cioè io faccio, lo dico sempre, io non sono nessuno, nel senso che in realtà poi non esisto nemmeno, cioè non ho una, non sono assimilabile a un discorso commerciale, nel senso che comunque io non produco, non sono un musicista, non faccio CD. Non vendo CD, non sono un attore, cioè io non esisto, anche se vuoi vedere da un certo punto di vista. Ho di bello, credo, per me stesso, se non altro, un'indipendenza totale, cioè me fo quel che goia. E quindi per me questa cosa è bellissima. Pronto dall'inglese, faccio quello che voglio. Sì, faccio quello che voglio, e questa cosa mi piace tantissimo. Magari non è... non è un punto d'arrivo da un certo punto di vista. Però è un punto di vita. Però è una cosa da poco. A me piace questa cosa ma qua. Ma tua moglie ti porta ai centri commerciali spesso? Perché vedo che torna come modello tuo. Come modello. Anzi, possiamo far vedere quel pezzettino di Oreo Center, scritto proprio Center. C'è quel pezzettino che hai fatto? Sì, quello con Jim Carrey. Possiamo vedere quel pezzo con Jim Carrey, Paolo? Non tutti i pezzi, non credo che siano passabili nella vostra emittente. Però, esatto, ma cavoli noi vostri. Sai che siamo a plomb britannico, poi metà non capisce. Vuosti? Tete a port? No! Alla telefona alla comadre la dici sega, ancora modi mie dande! Ah, cara mia, non te riscet! E poi la cofonna le tete la mattina che la telefona, eh? Pronto? Ciao, amore! A puttana che a te, alle tutta la mattina che ho dovrei circat! Ah, da che mia tata ria, cajo, che alla ora mi è ceppata anche il telefono, porco cane, a che riene! Quando? Cosa le di quando che goia de ria? A dovrei diventa scemo? Ma ricorda più che andate da solo Rio Center! A to di che mahatore! Ah, e non da reset! Ah, è la televisione! Te la domè la televisione? In che te vai fa con me? A ta hachaet! Ma se che te ne proprio una faccia de tola? Ma caro mia, scemo me, è un'ora e mezza per ciccafò il parcheggio, poi dopo te che mai inadre la moneta per il carrel. Covro fai, po' de mal. A caras mia, gna mala, pa' casoletti un po' de belle gnocche. Questa parte, non ricordavo il... Bravo, mi piace il coraggio, ecco. Su ste robe, bravo. Oh, bisogna. Ma, tra l'altro, no, guardando il doppiaggio, mi viene in mente, mi viene il flash di come sono io quando sono in studio e doppio, quindi prendo... come sei in studio? No, è che prendo, cioè se c'è un rumore da ripetere, perché io ho zero qualsiasi suono tipo originale. Tipo se fai così, avanti! No, tipo, se c'è il rumore della bottiglia, del tipo che versa la bottiglia, io devo andare in cucina... Guarda, c'ha palbicer, metterlo lì, microfono, tiro sul gain del microfono, verso la bottiglia. Proprio fai tutto, ma non c'è qualcuno che ti aiuta, sei tu? No, sono io. Ma anche i computer, queste cose qua, sei tu? Sei anche un... Sì, no, devo fare, sì, io faccio, allora, nel discorsi canzoni, quando faccio il mix delle canzoni, devo fare i mixaggi, devo andare in studio. Ai professionisti, sì, bravi. Perché, vabbè. Come dico sempre... Ognuno sa il suo mestiere. Dicono a Milano. Io cerco chiaramente di organizzarmi, di gestirmi dove riesco, no? Quindi le riprese le faccio io, nel senso che, vabbè, non è che ci voglia poi neanche tanto da un punto di vista dell'utilizzo quello del programma. Quello di Trump non era facile. No, devi essere a fuoco su dove vuoi arrivare, quello sì, devi sapere qual è il tuo risultato e poi chiaramente ci sono degli step che devi fare. Però tutta la roba dei rumori, rumoristica. Ma qui hanno imparato, i nostri ragazzi fanno l'alternanza, perciò imparano delle cose, imparano a fare i cameraman, vedi lì abbiamo anche il nostro mitico vicino al Vava, Gabriele, che fa il camera, grazie Gabriele!
Pauso tiepido per Gabriele. Tra l'altro... perché non vogliono disturbarlo. Allora, Gabriele, non ti voglio mettere in difficoltà, che poi magari trema le mani, fai figure. Ma sei autodidatta perciò tu? Perché loro hanno imparato questa settimana a fare il segretario di produzione, hanno fatto le riprese, hanno fatto le interviste fuori, hanno fatto un sacco di cose. Le social card. Tu sei autodidatta? Sì, dal punto di vista dell'audio sì, perché mi sono dovuto veramente arrangiare, e il fatto di avere uno studio in casa, cioè trasformarti la classica stanza che tu puoi avere in un piccolo studio, è importantissimo, perché sempre per il discorso che ti facevo prima, da un punto di vista diciamo creativo, devi, se ti viene una cosa da fare, la devi fare subito, quasi subito, devi avere a disposizione un qualcosa per poterti muovere subito. Quindi quello è importante, e sì, mi sono arrangiato. Poi io faccio anche i montaggi, i videomontaggi dei miei video che faccio, quindi le riprese le faccio con il mio team esterno, con Antonio, che saluto, della Orion, con Laura che ci aiuta nei trucchi, eccetera, ma anche qui è tutto un team molto croccante e ruspante, perché comunque ci dobbiamo sempre adattare un po' anche alla mia testa di Ultima beep. Ultima cosa, Alvava, che chiedo a Daniele questo, tua moglie, i tuoi figli, come vivi la famiglia? Ti seguono, sono contenti di quello che fai, sono un po' scocciati, magari vai a fare le serate? Ma no, allora i miei figli, in particolare mio figlio, che è il più grande, che adesso ha quasi 10 anni. Grande Atalantino? Grande Atalantino, sì, nonostante suo padre non segua niente di calcio, perché sono proprio ignorante. Ma lui? Lui ha preso dal nonno e c'ha, sì sì, è dentro che annega, come si dice. Sì, annega. Sì. Meno male che qualcuno, cioè, ribilancia. E lui, vai d'accordo con lui? Sì, sì, allora, non sempre, perché io calcolo che sono molto più bambino di lui, cioè tipo ogni tanto litighiamo per usare, cioè, le ha regalato il drone a Natale. Gli hai fatto, cioè, io voglio usare il drone, praticamente litighiamo perché non mi fa usare il drone, capito? Che è stata questione. Ho detto, papà, sì, serio, ti ho detto. Però sì, ogni tanto mi aiuta anche a fare qualche vocina nei doppiaggi, c'è qualche roba dei cartoni animati che faccio, tipo... Berg & Boss, BG Boss mi sembra che si chiami. BG Boss è tuo figlio? Quel bambino, sì, c'è mio figlio che fa 2 o 3 voci, sì, è entrato al tiredet, cioè, quindi così. Essendo comunque anche in casa a fare queste cose. E tua moglie invece è contenta? Di... È contenta. Non ti dice, guarda, Daniele, ti la... come ti chiama Daniele lei? Lei è una delle poche che mi chiama Daniele. Proprio per esteso, e quando mi chiama Daniele con un certo tono, vuol dire c'è da preoccuparsi. Perché, sì, è bella personaggio anche lei, però diciamo che lei è quella che mi mette un po' i piedi per terra ogni tanto, ma è matta anche lei, da un certo punto di vista, perché a parte che per stare con me, te che mi ha detto il registrare in primis, è matta in un altro modo, cioè nel suo modo, poi anche lei... C'ha dei, diciamo, delle velleità, tipo, chiamiamole artistiche, no? Lei insegna danza classica, quindi capisci che proprio, cioè, da un certo punto di vista è gli antipodi miei, no? Che dici, questo che, e invece sarà il suo modo artisti, creativo, sì. E foda, ecco, anche lei alla sua maniera, senso bello, Senso bello, la salutiamo anche lei, ci mancherebbe altro. Si chiama? Ciao, Eva. Eva, ciao Eva. Ciao Eva. Ciao. Allora, grazie mille a Daniele Vaffasoli che è stato con noi, ci ha fatto compagnia. Grazie. Saluto ancora Simone Moro, che era tuo ospite. Grazie. Che non l'ho mai visto, no. Ma che secondo me è un supereroe solo per quello che fa. Quindi l'hai detto prima, e scusa se faccio questa piccola parentesi. Ma ci mancherebbe. Spero di conoscerlo presto, perché per me è un supereroe. Quando tornerà dall'Himalaya, perciò sì, organizzeremo un incontro. Doppieremo Simone Moro. Doppiamo Simone Moro. Dobbiamo Simone. Quando è su una montagna, noi abbiamo fatto la scala, l'ha fatto sulla Oriata, scala. Oriata. A parte che, può dirlo anche lui, perché parlerà per l'altro. Però questo facciamo, inquadriamo lui benissimo, Gabriele, facciamo Simone Moro sulla montagna. Ahoriat! Benissimo, grazie mille, sì, grazie mille Daniele. Daniele, grazie a voi. Mi sum. Allora, ogni castronata, castroneria, ceretta. Perché io sono fino, cioè, comasco, mi sum, no, mi, who me? Si è staccato. Allora, possiamo tagliare questa parte qua? No. Vai. Messo. Ok. Messo. Sì, dai. Ok. Tu sei. Ti he. E no. Die, tu mi. No, lei pie. Com'è? Com'è te? Ti sei. Ti sei. No. Oh. Te sei. Tete sette. Tete sette. Credo che se tu chiedi ai puristi tipo del Ducato di Piazza Pontina, ti direbbero tete sette. Io personalmente dico teta sette.
Tetaset, perché sì. Poi la dialetto ha delle sfaccettature. In realtà, se mi salta fuori più violenta, Tetahet. Tetahet lo ama. Così, Tetahet lo ama. Egli è. Lui è. Lui è vuol dire lui sì. Lui è. Noi siamo, vai. Cioè, fa sembrare il bergamasco una sorta di malattia. Malarte. Mi ha attaccato la giacca. Noi siamo. Emo. Mando in fin d'azzo il cazzo che traduce. Noter non è giusto, Noter, no? Noter anse. Noter anse rampa fo. Noter anse. Non si dice. Voi siete, dai. Sto male. Cos'è difficile? Voi siete difficile, Giorgio. Essi sono. Lura è. E ae. A sera è. Ao ari. Come? Luraiev. Tua moglie con la pianta. Ma ce li dici in fila, gliele fai sentire in fila come dovrebbero essere? Allora, me so. Marca so. Me so. Teta set. Lule. Oppure le. Le-lu. Noter anse. Allora, voi siete oterasi o voterasi? Io direi oterasi. Poi dipende. Io non sono un purista, ne parla il dialetto della strada. Lur ie. Ok. Queste sono le basi. Un ultimo regalo chiediamo, Giorgio. Quando tu hai un ospite... Ho l'ascella pezzata. Un ospite bergamasco. Che hai bisogno di scaldare un attimino. Ah, se avessi un ospite... Ok, ho capito. Rivediti questa cosa. Cioè, ma non è che devi ululare una volta che parli in bergamasco. Teta! Dai, lui cambia geneticamente proprio quando c'è proprio una sorta di... diventa un licantropo. Un muratore. Un Bertolino, aiutami tu. Dai, su, in su hai cos. Aspetta, no, facciamo che... Posso almeno imboccarlo. Imboccami. Dai doca. Contem su ergota. Devo inumidire le labbra. Contem su ergota. Preoccupes mia, galdigani gu. Oppure galdigani su. Dipende. Se ti drea a fa. Se ti drea a fa. Oppure. Col martol. Oppure. Se ti drea fa cos'è? 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 Su cosa stai lavorando? I bergamaschi non dicono così. Ma va a lavorare, barbù! No, aspetta, questa la tradurrei. Sì. Aspetta. E ti drea tiri ansema cos'è? Se ti drea tiri ansema cos'è? Grazie mille Daniele Vavassori e Bava, grazie anche a voi. Grazie a voi, grazie. È bravo però il Bava. Cioè a doppiare io proprio. Tu sei capace a doppiare? Arrangio. Doppio, triplico anche. No, mi sembra difficilissimo. Ma tu hai filmato, Andrea, tu hai filmato. Meglio. No, fermi, Brolo, faccio io. Nicola, questo qua, faccio io. Mandami un filmato, vediamo se riesci a doppiare. Prova, se non viene mai. Però se fate... proviamo, via! Bella Bava, ciao innanzitutto! Ce l'hai fatta finalmente!
Come? Complimenti! Come hai fatto a farti invitare? Io non lo so com'è. È semplice. Io, Vava 77? Certo, certo. Lo sapevo che andavo lì. Se vai lì, è normale, io dico che non puoi mancare. Non puoi mancare così, così. Certo. Così. Ma diciamolo, hai avuto culo. Non tutti vengono invitati. È una grande fortuna. Com'è successo? Come hai fatto a venire qua? Ma che classe? È stata Monica. È da tanto la mia compagna da una vita. Mi fa... Accompagnami. Diciamo, è stato un momento di gloria, direi. Per me, nel senso che è stato proprio un punto di arrivo. Bravi? Mi è piaciuto?